gonna say that they want you to try to get you thinking they really care. But there's nothing like the warmth of the one who is putting the time, and you know he's gonna be there. Back your border when she knows someone crossed it. Don't let nobody put you down who you with. Take the pain of protecting your name from the grass to the pain to the high wire. I'm in love with a girl who knows me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands. Pesanti dentro un cielo assente, il mio pronipote sulla luna. Carissimi amici, Serena e Marcello davanti all'Ariston di Sanremo per il 60° Festival della Canzone Italiana. Restate con noi perché vedrete davvero un festival molto speciale. Cercheremo di raccontarvi tutto quello che accade qua nella cittadina dei fiori, no? Sì, ci proviamo, siamo venuti apposta, cerchiamo di portarvi a casa quello che c'è qui, quello che riusciremo a cogliere, noi ci daremo da fare. Che dire, venite con noi e speriamo di divertirci insieme. Ho già visto che hai adocchiato una cantante che ti piace. Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore. Di cambiare come la paura di dover restare. Mio marito è sempre qui vicino, dice che ritornerà di nuovo il cielo, poi la notte prega. Ebbene, eccoci qua, anche quest'anno abbiamo deciso di divertirci all'interno della nostra trasmissione ed è per questo che ho deciso di fare una sorta di sondaggio. Ho sguinzagliato il nostro Marcello Cordovani che è andato in giro a chiedere: ma chi l'ha vinto Sanremo nel 2009? E sono convinta che nessuno lo saprà. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore, no. E a volte basta che sei qui vicino, a volte basta che ci sei, perché a me basta che sei qui. Ma chi l'ha vinto il Festival di Sanremo del 2009? Chi l'ha? Marco Carta, è vero. C'è il suggerimento però, hanno suggerito, eh? Oppure, Marco Carta. Come? Marco Carta. Di dov'è signora? Russia. Dalla Russia, lei lo sa, è russa e lo sa, eh? Marco Carta. Lo sanno tutti, Serena, lo sanno tutti. Ma chi lo sa? È di Sanremo lei signora? Sono di Torino ma c'ho la casa a Sanremo, sto sempre a Sanremo. E non sa chi ha vinto il festival? Ma non... Sì, ma non so il nome. Quella ragazza degli occhiali mi sembra. Non me lo ricordo perché non lo guardo mai, non lo seguo. Come mai sei da Sanremo? Così. Siamo in vacanza un paio di giorni. Quindi vi dà anche fastidio tutta questa gente, le canzoni? No, quello no, mi piace, però... Ma chi l'ha vinto il festival del 2009? E chi se lo ricorda, sono andata, però non me lo ricordo. Cristicchi, no? Va bene. Ma non lo so. Come? Boh. Non sapevo niente. Ricordo. Cioè, e perché siete a Sanremo allora? Ma a dire la verità volevamo andare a Nizza, poi ci siamo fermati qua, così. Non neanche iniziasse oggi. Siamo venuti a caso perché aveva due giorni liberi dal lavoro. Sono in vacanza, ecco. Questi cantanti gli danno anche fastidio. Ma non mi Marco pensavo. Carta, Marco Carta, ma sì, giusto. Non me lo ricordo. E cosa ci fa qui a Sanremo? Sono venuto a vedere chi vince quest'anno. A Sanremo ci sono personaggi di ogni genere. Personaggi famosi, non famosi, ma sicuramente tutti pieni di talento. Io ho trovato un personaggio incredibile. Pucci, non ti chiedo niente, voglio soltanto...
vedere, farci capire quanto sei bravo, qual è il tuo talento? Siamo con Enrico Ruggeri, una domanda facilissima, qual è l'impressione di questo festival? Ma non lo so, si è cominciato a cantare ieri e quando canti non ti accorgi degli altri perché stai andando da una parte all'altra. Come sempre, insomma, mi sembra che la musica sia arrivata un po' in ritardo, adesso parliamo finalmente di musica. Sì, in un genere il festival arriva sempre accompagnato da grandi polemiche, tanti discorsi, tante parole, però adesso è la musica. Sono sempre quelli che parlano e quelli che invece sono in studio a fare i dischi. Adesso speriamo si parli di quelli. Senti Enrico, qualcosa sul tuo pezzo? Ma è un pezzo diverso da quelli che ho portato a Sanremo negli anni scorsi. È diverso da quelli che ho fatto, perché ha una ritmica particolare, quindi è molto serrato. C'è questo incontro tra chitarre e archi che è molto stimolante. E poi è una canzone di donne, spero poetica. Sola e senza dire una parola esce con la faccia incontro al vento, cambia ancora direzione, canta una canzone questa sera. Candy intanto è già partita e verso un'altra via d'uscita corre con il cielo. Vi saluto, è una brutta giornata, mi dispiace perché a Sanremo deve uscire fuori il sole. Speriamo che venga una bella giornata, adesso andiamo a fare le nostre promozioni e ci divertiamo e aspettiamo giovedì di fare questo duetto con Belen. Ciao! Come amaro sentirti parlare. Una battuta al volo, classica, l'emozione del Festival di Sanremo? Beh, sicuramente è molto bello, cioè è un grosso Luna Park, quindi mi sto anche divertendo, quindi è bellissimo, bellissima festa. Quindi al di là del motivo promozionale, l'esperienza, cosa pensi di trasmettere? Che cosa vuoi lasciare e cosa dire al pubblico? Beh, sicuramente il mio obiettivo è quello di lasciare un segno e di riuscire ad incuriosire il pubblico per poi comunque spingerlo a comprare il disco che esce il 19, perché ovviamente in una canzone non si riesce a raccontare cosa sei, mentre all'interno dell'album c'è tutta la mia personalità, quindi spero di riuscire a incuriosire, diciamo, un po' il pubblico e di divertirmi soprattutto. Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Dire buonanotte, tramontate stelle, all'alba vincerò. Vincerò, vincerò. Non arrabbiarti, ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non... Il festival inizia oggi, sono ancora il primo pomeriggio, però davanti al teatro Ariston la folla è già pronta per acclamare i propri beniamini. Serena si è persa fra la folla, è stata risucchiata dai fan, abbiamo Serena tanti fan, a me nessuno non mi considera, ma lei è presa, adesso cerco di recuperarla e poi vedremo chi incontriamo oggi. Pubblico freme, si sentono urli in continuazione, probabilmente sta passando Serena perché io non la trovo, la sto cercando. Serena, dove sei? Dove sei?